Ma quest'anno la frutta estiva, visto la stagione e speriamo continui, è iniziata bene, per cui sicuramente quello che è stato il caldo e le piogge sta aiutando comunque tutto sommato la produzione. Il dibattimento poi in modo particolare sulle pesche o albicocche così, è sempre, il discorso penso che sarà sempre lo stesso, sarà questione anche di competizione dalla Spagna o da altri produttori, su cui penso che una ricetta che noi possiamo mettere in campo come distributori, e noi come Carrefour lo stiamo facendo, è quella di lavorare sulle filiere. Noi sulla nostra filiera stiamo qualificando vari, in questo caso pesche o nettarine, lo faremo anche su altri prodotti come le albicocche, dove andiamo praticamente a creare delle collaborazioni con i nostri fornitori, dove andiamo a fare dei piani di colture con loro, quindi in termini di volumi e necessità, andare a selezionare delle varietà che corrispondono alle nostre esigenze, ai nostri dossier, per cui sostanzialmente diventa un lavoro molto diverso. E soprattutto questo vuol dire lavorare con l'ortofrutta italiana, vuol dire lavorare con produttori italiani e anche in anticipo delle stagioni, quindi iniziare già adesso per il prossimo anno, iniziare a chiedere e a cercare di indirizzare le colture verso quello che vogliamo noi. Per me il futuro nell'ortofrutta nasce dalla collaborazione, dal mettersi a tavoli di lavoro congiunti. Non necessariamente anche solo con la filiera come stiamo facendo noi, ma in generale su quello che sono le offerte che vogliamo dare ai nostri clienti. È ovvio che ci sono molte situazioni in cui altri produttori o altri paesi arrivano qua con prodotti da prezzo, però secondo me la prima cosa che bisogna dare al consumatore è la qualità, sia in termini di gusto che di prodotto, e poi in questo caso anche di tracciabilità e trasparenza verso il cliente.